per ottenere il voto, diciamo, danno in cambio dei soldi che servivano per un altro sistema, cioè dire quello dell'assistenza ai bisognosi. 2 milioni di euro di fondi dei servizi sociali utilizzati da politici e amministratori per comprare voti attraverso consulenze e sussidi elargiti in modo clientelare. E quanto emergerebbe dal processo che ha travolto Priolo in provincia di Siracusa, che rischierebbe di andare incontro alla prescrizione, come ha denunciato il Movimento 5 Stelle, a causa di un rinvio che allontana ancora l'inizio dell'udienza preliminare. È assolutamente uno scandalo indicibile. Sembra che la società si stia abituando a tutti questi sindaci che vengono coinvolti in questi scandali e che rimangono al loro posto. Il processo, ribattezzato dalla magistratura Qualunque Mente, in onore del personaggio Cettola Qualunque, vede 19 imputati accusati a vario titolo di concussione, corruzione, falso, truffa e associazione a delinquere. Tra loro c'è anche il sindaco di Priolo, Antonello Rizza, che ha convocato i giornalisti per spiegare i motivi del contestatissimo rinvio dell'udienza a 5 anni dalla commissione dei reati. Riteniamo che ci difenderemo nella sede adeguata e con l'obiettivo di una piena assoluzione. Il fatto qual è? Che il processo è stato rinviato per un difetto di notifica di un solo imputato. Il difetto di notifica è uno dei motivi che obbliga il giudice a rinviare, aumentando il rischio di una possibile prescrizione che vanificherebbe l'impegno di Rosario Pulvirenti, direttore del Consorzio Universitario di Priolo, che ha chiesto di costituirsi parte civile. Il comune nel mirino della magistratura è lo stesso coinvolto nello scandalo Gettonopoli per l'aumento dei compensi del Consiglio Comunale del 400%, ben 120 euro a seduta, ma almeno questo processo sembra al riparo dalla prescrizione.